Emozioni in processione. Con l'ingresso dell'Addolorata si è conclusa l'edizione 2016 della processione dei misteri, suggestivo corteo religioso ieri anche ad Erice. Via Nunzionasi, nuovi crolli tra boati la scorsa notte hanno fatto scattare l'allarme tra gli abitanti del centro storico. I cedimenti hanno interessato il palazzo abbandonato e puntellato ormai da 4 anni. Forza Italia avanti tutta dopo la visita di Berlusconi a Palermo. Gianfranco Miccichè appare ottimista sul rilancio del partito in Sicilia. La sfida per il Trapani del suo porto. Il varo del nuovo aliscafo realizzato dall'Ustica Lines nel suo cantiere apre nuovi spiragli di ottimismo per il futuro dello scalo. E per lo sport, Trapani senza sorprese. Fischio d'inizio alle 15 per Spezia Trapani. Partita valevole per il 33° turno del campionato di Serie B. Cosmi va verso la riconferma degli 11 impiegati nelle ultime partite. Buongiorno e bentrovati con il TG Sud. Questi erano i nostri titoli. Dopo la pubblicità, come sempre, tutte le notizie e gli approfondimenti. Il senso di una caduta e la voglia di stare ancora al gioco. On off, al centro dello sport. Sempre. Con l'ingresso dell'Addolorata nella chiesa delle Anime Sante del Purgatorio si è conclusa poco fa la processione dei misteri di Trapani. Le nostre telecamere questa notte sono state in giro per la città per mostrarvi il fascino del corteo religioso in un momento davvero suggestivo. Sicuramente è il momento più affascinante del viaggio dei gruppi per le vie della città, lontano dai fasti e dai riflettori del giorno, quando bande ed i componenti della processione rompono le righe alla fine della via Fardella per prendersi qualche ora di pausa. La notte i gruppi appaiono in tutta la loro autentica bellezza, avvolti dal gioco di luce ed ombre proiettati nei palazzi del centro storico della città, con il sottofondo delle ciaccole che a ripetizione fanno eco una dopo l'altra. Tra un momento di pausa per prendere il fiato e a quel a posto che indica l'ordine di tornare sotto l'asta per riprendere il lungo cammino. A fare da contorno a questi suggestivi scorci i tanti fedeli. In molti danno il loro contributo portando in spalla i misteri, non curandosi né della stanchezza né della fatica. Per una notte sotto la bara si incontrano tutti i mille volti e le tante sfaccettature di Trapani e della sua gente. E la danza delle immagini che rappresentano la passione di Cristo diventa un tutt'uno in un'armonia che sa di magia, che coinvolge ed avvolge, emozionando sempre e comunque. Il corteo religioso si ricompone al largo delle ninfe, per poi dirigersi alle prime luci del mattino con passo lento e solenne verso la chiesa del Purgatorio, per l'ultima annacata, quella che forse più appassiona e commuove, come quel colpo di ciaccola finale che saluterà anche questa edizione dei Misteri. Carica di emozioni, lacrime e sorrisi, di sguardi, abbracci, sorrisi e pianti. Attimi che compongono il meraviglioso puzzle della processione del Venerdì Santo a Trapani e sono davvero tanti e diversi i momenti che rendono la processione dei misteri unica ed irripetibile, segnata dalla forte devozione e dal legame dei trapanesi con i gruppi che ogni anno tornano a vivere ed a danzare per le vie della città, grazie all'amore e alla passione del popolo del Venerdì Santo. Trapani ed i suoi misteri, un amore che non conosce tempo, capace di rimbalzare da ogni angolo del mondo dove pulsano cuori trapanesi. Un rito che si tramanda di generazione in generazione, scritto nel DNA di una comunità che ogni anno, puntuale, si dà appuntamento attorno alle vare, prendendo posto sotto le aste o andando in processione. Perché è giusto ed è importante esserci. C'erano i nostri padri, ci dovranno essere anche i nostri figli, perché siamo e restiamo il popolo dei misteri. Ieri ad Erice sono usciti anche 7 gruppi della processione dei misteri. Il corteo religioso, dopo aver percorso le vie del centro storico in preghiera, attorno alle 20 ha fatto rientro nella chiesa di San Giuliano. Per noi ieri ad Erice c'era l'instancabile Mario Torrente. L'atmosfera è decisamente più raccolta, con i gruppi che percorrono silenziosamente le viuzze acciottolate del borgo medievale con il sottofondo delle preghiere recitate in 5 lingue. Tra un colpo di ciaccola e l'altro e le note dell'unica banda musicale che ha accompagnato il corteo religioso dall'uscita al rientro nella chiesa di San Giuliano.
ieri pomeriggio. In tanti si sono dati appuntamento in vetta per l'importante processione, davvero suggestiva ed emozionante, con un fascino tutto suo, immersa com'è nella tranquillità e nel gioco di luce ed ombre del borgo medievale, offrendo davvero un forte senso di raccoglimento, ripetendo gesti antichissimi che si tramandano da padre in figlio. La devozione che abbiamo per la Madonna, per i sacri gruppi dei misteri, è una tradizione che ci portiamo da, vogliamo dire, da padre in figlio, insomma. Dico, io ho seguito quella di mio padre e quindi mi fa piacere impegnarmi, anche se poi ci leviamo veramente sfiaccate e stanche. La comunità ericina è formata da 200 persone, quindi lo sforzo è enorme che si fa ogni anno. E c'è da dire pure che ci aiuta qualcuno di Trapani, di Casasanta, però rimane tutto sulle nostre spalle. Il corteo religioso, accompagnato da una sola banda, è aperto dai figuranti con addosso una tunica bianca ricamata in rosso, i colori usati dai frati della congregazione del Purgatorio. Le statue sono più piccole rispetto a quelle trapanesi, ma si inseriscono perfettamente nel contesto ricino. Non c'è poi la tipica annacata a suon di banda musicale dei Misteri di Trapani, anche a causa delle continue pendenze delle vie della vetta, che rendono il trasporto decisamente più faticoso e difficile. E c'è chi lo fa spinto dalla devozione. Ho tanti anni che porto questa processione, si ripete padre in figlio, siamo un'unica famiglia, tutte fratelli e cugine che portiamo questa processione. Ah, noi non lo facciamo con i soldi, che i soldi non è, lo facciamo veramente con lo spirito, con una forza e con la passione che abbiamo dentro. Noi portiamo i misteri, portiamo San Francesco di Paola, la Madonna della Custonaci, siamo tutti in famiglia che portiamo questa processione a Erice, tutti ericini. Sono emozioni indescrivibili che proviamo ogni anno e continueremo fino a quando avremo le forze, almeno da parte dei miei fratelli, fino alla fine. Poi si vedrà. Una processione davvero affascinante, insomma, con una tradizione sicuramente destinata ad andare avanti grazie all'impegno dei giovani già coinvolti nell'organizzazione con un gruppo tutto loro, quello dell'Urna. Ed anche i più piccini hanno fatto la loro parte emozionando con la loro dolcezza nel portare una piccola bara con tanto di ciaccola, rigorosamente fatta dal nonno. Fatta mio nonno. Questa ciaccola l'ha fatta il nonno? Sì. E a cosa serve la ciaccola? A fare fermare i misteri, a farli partire. E dai un colpo di ciaccola. Ma sei bravo, chi è che ti ha insegnato? Da solo. Processione del Venerdì Santo anche a Marettimo, dove ieri pomeriggio attorno alle 18.30 c'è stata la Via Crucis di Gesù Morto e Maria Santissima Addolorata. Il corteo religioso, molto sentito dalla comunità della più lontana delle Egadi, ha percorso le vie del paese accompagnato dai fedeli e passando dai due porti dell'isola, lo Scalo Vecchio e lo Scalo Nuovo. E adesso per noi una brevissima pausa pubblicitaria. Riparazioni in un'ora, accessori originali. Clinica iPhone, via Fardella 145. Ancora crolli nel palazzo puntellato da 4 anni di via Nunzio Nasi nel centro storico di Trapani. Luigi Todaro. I boati, 3 nell'arco di mezz'ora, le case circostanti che iniziano a tremare, la paura. Notte da incubo per gli abitanti della via Nunzio Nasi nella zona del centro storico di Trapani. Ancora crolli nel palazzaccio abbandonato e puntellato ormai da 3 anni, senza che nessuno, né i proprietari, tantomeno il comune, finora ha provveduto a rimborcarsi le maniche per avviare i lavori di ristrutturazione di uno stabile che rischia di venire giù pezzo dopo pezzo. Ho pensato al terremoto, racconta un abitante. Ho sentito 3 forti rumori dalle 22.30 alle 23 e sono piombato nella paura. Ma cosa aspetta ad intervenire? Ci deve per forza scappare il morto? Finora le cose sono andate bene, ma non possiamo continuare a sfidare la fortuna. Una domanda che da anni accomuna a tutti i residenti. Scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale. Il dirigente della Protezione Civile, nonché capo dei vigili, Biagio Delio, ha convocato per martedì prossimo un tavolo tecnico alla presenza degli ingegneri del comune per valutare quali provvedimenti adottare. 2 le soluzioni possibili, spiega Delio: l'abbattimento dello stabile, ovvero procedere al tamponamento, l'immobile, ossia
ad irrobustire i muri per scongiurare il verificarsi di nuovi crolli. I proprietari, denunciati alla magistratura, finora non hanno mai provveduto ad avviare gli interventi di ristrutturazione. Una decina di giorni fa un altro crollo a cedere il soffitto di un magazzino. La pioggia infatti aveva indebolito le travi che si sono sgretolate, scardinando una saracinesca e staccando due pannelli di legno posti a sostegno del ponteggio. Da allora la strada è stata chiusa al traffico, l'unico intervento adottato finora dal comune. Dopo la visita di Berlusconi a Palermo, Gianfranco Miccichè appare più ottimista sul rilancio di Forza Italia in Sicilia. Noi lo abbiamo invitato a fare un bilancio di questi suoi primi mesi di lavoro nel ruolo di commissario e a fornirci un quadro di quelli che sono i suoi obiettivi e le reali prospettive del partito. Io ho preso il partito in mano 3 mesi fa. Onestamente 3 mesi fa il partito non godeva di ottima salute. Oggi sta un po' meglio, non è che sia guarito, però sta un po' meglio. La venuta di Berlusconi per me era fondamentale. Io quando accettai l'incarico di riorganizzare il partito disse al Presidente che se lui non fosse venuto a Palermo non l'avrei fatto, perché la sua venuta è comunque motivo di entusiasmo per tutti. Ed è un momento in cui il centrodestra ha fatto tanti sbagli, non governa più da nessuna parte, per cui l'entusiasmo è mancato molto, anzi diciamo che c'è stata quasi un po' di depressione negli uomini di centrodestra, per cui il ritorno di Berlusconi era importante. Quello che per me è importantissimo è che certamente lui da solo è già importante, ma evidentemente si è fatto un po' di lavoro attorno, anche quello che è successo tra la cena del venerdì a 500 euro a persona, d'altro canto non essendoci più finanziamenti, lo spiego ai vostri ascoltatori, non essendoci più finanziamenti alla politica, né pubblico né privato, per fare qualche iniziativa, per chi non è ricco, io non lo sono, bisogna trovare sistemi di finanziamento. Avevamo individuato questa cena che costava 500 euro a persona, per cui devo dire un impegno anche importante, speravamo di avere quelle 70-80 persone che ci consentisse di avere quei 30-35 mila euro per pagare la manifestazione. Hanno pagato in 219 per vedere Berlusconi. Anche questo è un dato, come dire, che nei miei appunti dei sondaggi certamente ha un peso rilevante. Noi stiamo puntando alla riaggregazione dei moderati, l'abbiamo detto in tutte le maniere. E ieri sono stato in una televisione e ho fatto un dibattito con il coordinatore di Palermo del PD, il quale tentava di dire: ma i moderati siamo noi, non avete che cosa aggregare. Ora ecco, questo è buono per me, perché se si apre questa disputa, questo dibattito su chi sono i moderati, se i moderati sono quelli che garantiscono i figli a due papà o a due mamme, se i moderati sono quelli che garantiscono ai terroristi di entrare in Italia tranquillamente senza problemi in Italia e in Europa, se i moderati sono quelli che mettono le tasse come le stanno mettendo loro, bene, faremo una battaglia per i veri moderati e io credo che alla fine la vinciamo. Il varo del Gianni M, l'aliscafo più grande del mondo realizzato a Trapani da Lustica Lines, ha naturalmente offerto degli spunti di riflessioni sul porto del capoluogo, alle prese con diversi problemi a partire da ciò che riguarda la riforma della portualità in Italia e l'accorpamento dello scalo con l'autorità portuale di Palermo. La sfida vinta da Lustica Lines rappresenta senza ombra di dubbio un fiore all'occhiello per l'intera città di Trapani, da sempre legata al suo porto. Nonostante il momento di crisi, la voglia di fare dell'imprenditore rappresenta sicuramente quella marcia in più per creare sviluppo e crescita, come rimarcato dall'onorevole Mimmo Fazio. Ma io penso molto lontano, devo essere sincero, ci sono state tutta una serie di episodi che hanno invertito la rotta, nel senso che le comunicazioni negative hanno lasciato il passo a tantissime altre iniziative, a mio avviso positive, che comunicano il territorio. Trapani adesso non è più considerata come lo era considerata sicuramente nel 2000 e anche negli anni successivi, adesso è guardata sicuramente in una città completamente diversa. Mi ha fatto piacere peraltro anche avere conferma di questo da tantissimi ospiti che sono venuti per la prima volta a Trapani e hanno trovato sicuramente una città che non si aspettavano, e ovviamente completamente rinnovata, un centro storico sicuramente abbellito, molto accogliente, e questa è un'iniziativa peraltro che contribuirà sicuramente ad far sì che effettivamente il nome di Trapani possa crescere ancora di più. È ovvio che inorgoglisce non solo me ma anche i trapanesi. Lo scalo però è alle prese con tanti problemi, a partire da ciò che riguarda le infrastrutture.
Tra le questioni ancora aperte c'è quella dell'assegnazione dell'area ex cantiere navale di Trapani, sospesa dopo l'accoglimento del TAR del Lazio della richiesta sospensiva del provvedimento, col quale lo scorso dicembre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiudicato l'area. C'è poi il nodo della riforma della portualità varata dal governo, dove è previsto l'accorpamento di Trapani con l'autorità portuale. Da questo fronte la senatrice Pamela Orru ha ribadito il suo impegno per assicurare la rappresentanza dello scalo trapanese nella nuova autorità. Siamo in una fase di una riforma nazionale dei porti, questa è una stagione di riforme, da anni a questa parte diciamo, le riforme sono state tante. Per quello che riguarda il porto di Trapani, come ho sempre detto, secondo me è fondamentale avere una rappresentanza di questa città e il mio impegno, ho detto, è sempre stato quello e sarà quello di cercare di inserire in questo testo la rappresentanza della città capoluogo. Si sono svolte nella sede della Croce Rossa di Trapani le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo. Il nuovo presidente è Salvatore Mazzeo, definito anche il direttivo che sarà composto da Rosa Cimmino, Antonietta Spataro e Claudio Barracco. In una nota, i vertici della Croce Rossa di Trapani hanno rinnovato l'impegno sul territorio dei volontari verso i vulnerabili, invitando tutti a partecipare attivamente all'attività della Croce Rossa, contattando la sede di Palazzo Arancio all'interno della Cittadella della Salute per far parte così della Croce Rossa italiana. Ci spostiamo invece a San Vito Lo Capo, dove resta in vigore il regolamento sui gazebo. Rimane valido il regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici a San Vito Lo Capo e dunque bar e ristoranti dovranno adeguarsi sostituendo alle strutture esterne chiuse i dehors coperti da ombrelloni. E questa la interpretazione autentica fornita dallo studio legale di fiducia del Comune alla recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che aveva accolto in parte il ricorso contro il pronunciamento del TAR Sicilia, che aveva bocciato la sospensiva del regolamento chiesta da alcuni ristoratori. Secondo lo studio legale Caramanna, incaricato dal Comune della sospensiva sancita dal CGA, potrebbero beneficiare solo coloro i quali siano destinatari di concessione rilasciata sotto il vigore del precedente regolamento, che tuttavia sia ancora in corso di efficacia temporale. In pratica, solo chi è titolare di una concessione di suolo pubblico ancora valida potrebbe fare slittare l'adeguamento alla nuova normativa, avendo l'organo giurisdizionale sancito la non retroattività dell'efficacia del regolamento. In realtà nessuno dei circa 200 titolari di pubblico esercizio ha una concessione tuttora valida, essendo queste scadute nel 2015, ha spiegato il sindaco Rizzo, e dunque tutti dovranno adeguarsi alle nuove norme, anche se la quasi totalità ha già smontato le vecchie strutture e sta provvedendo in tal senso. Già molti turisti hanno scelto San Vito per la loro vacanza di Pasqua, come è accaduto in passato per alcune scelte forti dell'amministrazione, dalla chiusura al traffico veicolare della Baia Santa Margherita alla zona traffico limitato, ha fatto sapere il sindaco Rizzo. In principio si sono registrate contrarietà e proteste. Poi alla fine i risultati e il gradimento dei turisti hanno messo tutti d'accordo. Il primo cittadino di San Vito Lo Capo confida che sarà così anche per il nuovo arredo urbano, che renderà il paese, ha rimarcato Rizzo, più elegante e appetibile, per un turismo sempre più rispettoso del territorio. Domani e lunedì si potrà visitare l'ex stabilimento Florio di Favignana dalle 10 alle 13.30. Lunedì inoltre è atteso all'ex stabilimento un nuovo gruppo di croceristi che faranno tappa sull'isola, visitando ovviamente anche le vie del paese. L'ex stabilimento Florio è gestito grazie ad un protocollo d'intesa dal Comune e dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. E adesso per noi pubblicità, ma poi torniamo qui con lo sport. Manutenzione programmata e Kia Protection inclusi. Automondo, unica concessionaria a Trapani Kia Motors. E adesso lo sport, il calcio. Tra pochissimo alle 15 il fischio d'inizio di Spezia a Trapani, partita valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie B. Il servizio. Con la salvezza in mano, il Trapani di Cosmi, che oggi torna in panchina dopo aver scontato le due giornate di squalifica, può giocare a mente serena, ovviamente non sottovalutando l'avversario, come giusto che sia. Non bisogna neanche affidarsi troppo alla partita dell'andata. Al provinciale, i Granata abbatterono ragazzi di Di Carlo per 5-1 con dei gol di bellissima fattura.
Oggi l'identità del Trapani è diversa e ormai sembra che l'equilibrio, che per alcuni tratti della stagione è mancato, sia stato trovato grazie anche agli innesti di Nizzetto e Petkovic. Come ha detto mister Cosmi ieri in conferenza stampa, la squadra sembra diventata consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti. Quindi, squadra che vince non si cambia? Sicuro, o al massimo qualche ritocchino. Cosmi dovrebbe schierare un 3-5-2 che potrebbe diventare un 3-4-1-2 in base all'utilizzo di Coronado, per cui Nicolas tra i pali, Fazio, Perticone, Pagliarulo, Scognamiglio, Rizzato, Eramo, Nizzetto, Coronado, Petkovic e Citro. Questo l'undici granata. Mister Di Carlo, che con il suo Spezia occupa la quarta posizione in classifica a quota 51 punti, sa che la partita di oggi non sarà facile ed è convinto che la pazienza sia l'arma vincente. Non saranno della partita Sciaudone, perché squalificato, Scitum, perché non in ottime condizioni, e Tamas. Nessuna sorpresa per il modulo, un 4-3-3 con Catellani, Nenè e Piccolo in avanti. Arbitra Marini di Roma. Confermata la formazione che tra poco alle 15 scenderà in campo al picco di La Spezia, andiamo a vedere anche la schermata con le partite della 33esima giornata del campionato di Serie B. Oggi alle 15 Cesena Latina, Spezia Trapani, Lanciano Perugia, Modena Cagliari, Avellino Crotone, Como Entella, Ternana Pescara, Livorno Pro Vercelli, Ascoli Vicenza. Oggi alle 18 Brescia Novara, invece questa sera alle 20.30 Salernitana Bari. Cambiamo argomento con una rappresentativa di 11 atleti, il team Sicilia del maestro Cesare Belluardo ha portato a casa ben 45 medaglie, 42 individuali e 3 di squadra, dal Pala Bucalo di Messina, dove si è svolta la seconda tappa del girone sud della maratona italiana del VTK, valida per la qualificazione al campionato italiano assoluto che si svolgerà a Rimini a giugno. Ovviamente alla competizione hanno partecipato circa 400 atleti di tutto il sud Italia. Adesso invece chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud alle 19.40 e alle 22.40 andrà in onda il nostro magazine. Invece domani, giornata di Pasqua, riproporremo alle 14 l'ampia sintesi della discesa dalla croce e l'uscita della processione dei misteri. Lunedì di Pasquetta, sempre alle 14, andrà in onda l'entrata della processione dei misteri. Con questo è tutto, nell'augurarvi tanti auguri di buona Pasqua, io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima edizione.